Io vado a pescare. Veniamo anche noi con te. Figliuoli, avete voi del pesce? Gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Signore! Portate qua dei pesci che avete presi ora. Venite a fare colazione. Simon di Giovanni, m'ami tu più di questi? Sì, signore. Tu sai che io t'amo. Pasci i miei agnelli. Simone. Simon di Giovanni, m'ami tu? Sì. Signore, tu sai che io t'amo. Pastura le mie pecorelle. Simone. Simon di Giovanni. Tu mi ami. Signore, tu sai ogni cosa. Tu conosci che io t'amo. Pasci le mie pecore. In verità ti dico che quando eri più giovane, ti cingevi da te e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, allora stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove tu non vorresti. Seguimi. Signore, e di lui che sarà? Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa?
Tu seguimi. Elemosina. Non avete nulla da darmi? Elemosina. Guardaci. Dell'argento e dell'oro io non ne ho. Ma quello che ho te lo do. Alzati e cammina. Uomini israeliti, perché vi meravigliate di questo? O perché fissate gli occhi su noi? Come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo. L'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'Iddio dei nostri padri, ha glorificato il suo servitore Gesù, che voi metteste in man di Pilato e rinnegaste dinanzi a lui, mentre egli aveva giudicato di doverlo liberare. E per la fede nel suo nome, il suo nome ha raffermato quest'uomo che vedete e conoscete. Ed è la fede che si ha per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refrigerio, e che egli vi mandi il Cristo che v'è stato destinato, cioè Gesù, che voi avete crocifisso, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, tempi dei quali Dio parlò per bocca dei suoi santi profeti, che sono stati fin dal principio.
Mosè, infatti, disse: «Il Signore Dio vi susciterà di fra i vostri fratelli un profeta come me. Ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà». Arrestatelo. Voi siete figlioli dei profeti e del patto che Dio fece coi vostri padri, dicendo ad Abramo: «E nella tua progenie tutte le nazioni della terra saranno benedette». A voi per i primi Dio, dopo aver suscitato il suo servitore, l'ha mandato per benedirvi, convertendo ciascun di voi dalle sue malvagità. Con qual potestà o in nome di chi avete fatto voi questo? Rettori del popolo ed anziani, se siamo oggi esaminati circa un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù d'esso quest'uomo comparisce qui, in presenza vostra, guarito. Egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata ed è divenuta la pietra angolare, e nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Che faremo a questi uomini? Che un evidente miracolo sia stato fatto per loro mezzo è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme. E noi non lo possiamo negare. Ma affinché ciò non si sparga maggiormente fra il popolo, divediamo loro con minacce che non parlino più ad alcuno in questo nome. Questo consiglio vi ordina di non parlare nel nome di Gesù, né insegnare nel nome di Gesù. La violazione di questa ingiunzione richiamerà su di voi la punizione, secondo la legge. Giudicate voi se è giusto nel cospetto di Dio di ubbidire a voi anziché a Dio, poiché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo vedute e udite. Siete stati avvertiti. Poiché anche Cristo ha sofferto per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Essendo stato messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo spirito. Cristo ha detto che voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina.
Andate, presentatevi nel Tempio e qui vi annunziate al popolo le parole di questa vita. Gli uomini che voi metteste in prigione sono nel Tempio e ammaestrano il popolo. Non abbiamo loro del tutto vietato di insegnare in cotesto nome? Ed ecco, avete riempita Gerusalemme della vostra dottrina e volete trarci addosso il sangue di cotesto uomo. Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. L'Iddio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno. Esso è Dio esaltato con la sua destra, costituendolo principe e salvatore, per dare ravvedimento a Israele e remissione dei peccati. E noi siamo testimoni di queste cose. E anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono. Gamaliele, che punizione è prevista dalla legge? E adesso io vi dico, non vi occupate di questi uomini e lasciateli stare, perché se questo disegno o quest'opera è dagli uomini sarà distrutta, ma se è da Dio voi non li potete distruggere. State attenti dunque, se non volete trovarvi a combattere anche contro Dio. Vi era stato proibito di predicare nel nome di quest'uomo, Gesù, eppure non avete obbedito. Per questa violazione avrete la massima punizione prevista dalla legge di Dio. Levati. Anche io sono un uomo. Tu sei entrato da uomini incirconcisi e hai mangiato con loro. Io ero nella città di Joppe, in preghiera. Ed in un'estasi ebbi una visione.
una certa cosa, simile... simile a un gran lenzuolo, tenuto per i quattro capi, scendeva giù dal cielo e veniva fino a terra. Ed io, fissatolo, lo considerai bene e vidi i quadrupedi della terra. Vidi le fiere, i rettili e gli uccelli del cielo. E udii anche una voce che mi diceva: Pietro, levati, ammazza e mangia. Ma io dissi: in niun modo, Signore, poiché nulla di immondo o di contaminato mi è mai entrato in bocca. Ma una voce mi rispose per la seconda volta dal cielo: le cose che Dio ha purificate, non le far tu immonde. E ciò avvenne per tre volte. Poi ogni cosa fu ritirata in cielo. E lo Spirito mi disse che in quell'istante tre uomini, mandatimi da Cesarea, si presentarono alla casa dove eravamo. E lo Spirito mi disse che andassi con loro, senza farmene scrupolo. Ora anche questi sei fratelli vennero meco ed entrammo in casa di quell'uomo. Voi sapete come non sia affatto lecito ad un giudeo di avere relazioni con uno straniero o d'entrare da lui. Ma Dio mi ha mostrato che non debbo chiamare alcun uomo immondo o contaminato. È per questo che, essendo stato chiamato, venni senza fare obiezioni. Io vi comando, dunque, per qual cagione m'avete mandato a chiamare? Sono appunto proprio adesso quattro giorni che io stavo pregando all'ora nona in casa mia, quando ecco un uomo mi si presentò davanti in veste risplendente e disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e le tue elemosine sono state tutte ricordate nel cospetto di Dio. Manda dunque a Ioppe a far chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli alberga in casa di Simone, che fa il cogliaio presso al mare. E quando poi verrà, lui ti parlerà. Perciò, in quell'istante, io mandai da te. Ora, dunque, siamo tutti qui presenti davanti a Dio per udire tutte le cose che ti sono state comandate dal Signore. In verità, io comprendo che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, ma che in qualunque nazione chi lo teme ed opera giustamente gli è accettevole. E questa è la parola che egli ha diretta ai figliuoli di Israele, annunziando pace per mezzo di Gesù Cristo. Esso è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, come Dio ha unto Gesù di Nazaret di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato attorno, facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano dominati dal diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose che egli ha fatte nel paese dei Giudei e a Gerusalemme. Ed essi lo hanno ucciso, appendendolo ad un legno. Esso ha Iddio risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che egli si manifestasse non a tutto il popolo,
ma ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio, cioè a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dai morti. Ed Egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che Egli è quello che da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti. Di Lui attestano tutti i profeti che, mediante il suo nome, chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati. Può alcuno vietar l'acqua perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi? La parola del Signore ha detto: Giovanni ha battezzato con l'acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita. Quest'uomo non cessa di proferir parole contro il luogo santo e contro la legge. Infatti, gli abbiamo udito dire che quel Nazareno, Gesù, distruggerà questo luogo e muterà gli usi che Mosè ci ha tramandati. Stanno queste cose proprio così. Voi, fratelli e padri, ascoltate. L'Iddio della gloria apparve ad Abramo, nostro padre, e gli disse: esci dal tuo paese e dal tuo parentado e vieni nel paese che io ti mostrerò. Allora egli uscì dal paese dei Caldei e abitò in Carran, e di là, dopo che suo padre fu morto, Iddio lo fece venire in questo paese che ora voi abitate, e non gli diede alcuna eredità in esso, no, neppure un palmo di terra, ma gli promise di darne la possessione a lui e alla sua progenie dopo di lui, quando egli non aveva ancora alcun figliolo. E Dio parlò così: la sua progenie soggiornerà in terra straniera e sarà ridotta in servitù per 400 anni. Ma come si avvicinava il tempo della promessa che Dio aveva fatta ad Abramo, il popolo crebbe e moltiplicò in Egitto. In quel tempo nacque Mosè. E Mosè fu educato in tutta la sapienza degli Egizi, ed era potente nelle sue parole ed opere. Ma quando fu pervenuto all'età di 40 anni, gli venne in animo d'andare a visitare i suoi fratelli, i figliuoli di Israele. Questi è il Mosè che disse ai figlioli di Israele: il Signore Dio vostro vi susciterà un profeta d'in fra i vostri fratelli, come me. Questi è colui che nell'assemblea del deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e che ricevette rivelazioni viventi per darcele. A lui i nostri padri non vollero obbedire, lo ripudiarono e rivolsero i loro cuori all'Egitto, dicendo ad Aronne: facci degli idii che vadano davanti a noi, perché a questo Mosè che ci ha condotti fuori del paese d'Egitto non sappiamo quel che ne sia avvenuto.
E in quei giorni fecero un vitello e offersero un sacrificio all'idolo e si rallegrarono delle opere delle loro mani. Gente di collo duro e incirconcisa di cuore e d'orecchi, voi contrastate sempre allo Spirito Santo. Come fecero i padri vostri, così fate anche voi. Qual dei profeti non perseguitarono i padri vostri? E uccisero quelli che preannunziavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete stati i traditori e gli uccisori. Voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. È un bestemmiatore! Il Signore ha finito! Stasera lo portiamo alla fossa! Ecco, io vedo i cieli aperti e il figliuol dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Signore Gesù, ricevi il mio spirito. Signore, non imputar loro questo peccato. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di tutti quelli che dormono. Infatti, poiché per mezzo d'un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo d'un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché, come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ma ciascuno nel suo proprio ordine, Cristo la primizia. Poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine. Quando egli avrà rimesso il regno nelle mani di Dio Padre, sì, nelle sue mani, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà ed ogni potenza, poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Scrivi, poiché quando anche io vi abbia contristati con la mia epistola, non me ne rincresce. E seppur ne ho provato rincrescimento, poiché vedo che quella epistola, quantunque per un breve tempo, vi ha contristati. Ora mi rallegro. Non perché siete stati contristati, ma perché lo siete stati a ravvedimento.
poiché siete stati contristati secondo il Dio, onde non aveste a ricevere alcun danno da noi. La tristezza secondo Dio porta ravvedimento che mena alla salvezza e del quale non c'è da pentirsi. Ma la tristezza del mondo porta alla morte. Or fratelli, circa la venuta del Signore Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, non lasciatevi travolgere la mente né turbare da ispirazioni o da discorsi o da qualche epistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse vicino. Nessuno vi tragga in errore, in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà. E non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figliuolo della perdizione. Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili. Gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbedienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, gonfi, temerari, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà, ma rinnegandone la potenza, se ne allontanano. Ora, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, cosicché le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Per fede
Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Tramite essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte. E tramite essa, benché morto, egli parla ancora. Or senza fede è impossibile piacergli. Poiché chi s'accosta a Dio deve credere che egli è e che è il remuneratore di quelli che lo cercano con diligenza. Bene. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, mosso da pio timore, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia. E per fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha mediante la fede. Per fede Abramo, essendo chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che gli avea da ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede Sara, anch'ella, benché fuori d'età, ricevette forza di concepire, perché reputò fedele colui che aveva fatto la promessa. E perciò, da uno solo e già svigorito, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come l'arena lungo la riva del mare, che non si può contare. In fede morirono tutti costoro, senza aver ricevuto le cose promesse, ma avendole vedute e salutate da lontano, e avendo confessato che erano forestieri e pellegrini sulla terra. Poiché quelli che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria, ma ora ne desiderano una migliore, cioè una celeste. Perciò Dio non si vergogna d'essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città. Per fede Abramo, quando fu provato, offrì Isacco. Ed egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Egli a cui era stato detto: è in Isacco che ti sarà chiamata una progenie, ritenendo che Dio è potente anche da far risuscitare dai morti. Onde che lo riempie per una specie di risurrezione. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché vedevano che il bambino era bello e non temettero il comandamento del re. Per fede Mosè, divenuto grande, rifiutò d'essere chiamato figliuolo della figliuola di Faraone, scegliendo piuttosto d'essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando egli il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché riguardava la remunerazione. Per fede caddero le mura di Gerico, dopo essere state circuite per 7 giorni. E che dirò di più? Le donne recuperarono per risurrezione i loro morti, e altri furono martirizzati, non avendo accettata la loro liberazione a fin di ottenere una risurrezione migliore. Altri patirono scherni e flagelli e anche catene e prigione. E tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, ond'essi
senza di noi non giungessero alla perfezione. Questo lo sapete, fratelli miei diletti, ma sia ogni uomo pronto ad ascoltare, tardo al parlare, lento all'ira. Perché l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio. Perciò deposta ogni lordura e il resto di malizia, ricevete con mansuetudine la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Ma siate facitori della parola. E non soltanto uditori. Perché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che mira la sua natural faccia in uno specchio. E quando si è mirato, se ne va e subito dimentica qual era. Ma chi riguarda bene nella legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera questi, non essendo un uditore dimentichevole, ma facitore dell'opera, sarà beato nel suo operare. Se uno pensa ad essere religioso e non tiene a freno la sua lingua, sei nato nel peccato e puoi insegnare a noi, ma seduce il cuor suo, la religione di quel tale è vana. La religione pura e immacolata dinanzi a Dio e Padre è questa: visitar gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Fratelli miei, non siate molti a far da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio, poiché tutti falliamo in molte cose. Se uno non falla nel parlare, esso è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci obbediscano, noi guidiamo anche tutto quanto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano sospinte da fieri venti, sono dirette da un piccolissimo timone, dovunque vuole l'impulso di chi le governa. Così anche la lingua è un piccolo membro e si vanta di gran cose. Vedete, un piccol fuoco che gran foresta incendia. Anche la lingua è un fuoco. È il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo e infiamma la ruota della vita. Ed è infiammata dalla Geenna. Ogni sorta di fiere e d'uccelli, di rettili e di animali marini si doma ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male senza posa, è piena di mortifero veleno. Con essa benediciamo il Signore e Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio.
dalla medesima bocca procede benedizione e maledizione. Fratelli miei, non deve essere così. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà. E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo Egli mi ha unto per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato a guarire gli afflitti. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Allontana da me questo calice. Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Io vi lascio pace. Vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo. Io ho vinto il mondo. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.